Aragona ha organizzato un incontro su una chiacchierata intorno alle api e con noi Mattia Brangiforti, presidente della commissione SOS API. Di che cosa si tratta? Di che cosa parlerete in questo incontro? Allora, il progetto SOS API è uno dei tre progetti dedicati all'ambiente che è la settima area di intervento della Rotary Foundation dell'anno rotariano 2021-2022 del governatore Gaetano De Bernardis. Che il progetto SOS API consiste in una collaborazione, o meglio in una partnership, con l'azienda Hi-Tech Freebie, che è un'azienda che si occupa di monitorare e tutelare la salute delle api attraverso degli strumenti tecnologici, anche perché tutti sappiamo che le api rischiano l'estinzione a causa dell'habitat, dei cambiamenti climatici, dei pesticidi, anche degli incendi che hanno lambito la nostra regione in questi mesi estivi. E il progetto consiste inizialmente nell'acquisto di arnie. E ogni club acquista delle arnie. E il club di Aragona con l'Isicani ha acquistato due arnie. La Freebie fornirà 5 kg di miele in vasetti da 250 grammi che verranno consegnati il 20 novembre dal distretto, e in più i club sono invitati a andare nelle scuole o andare sul territorio a parlare di questa tematica. E in questo ci viene in soccorso sempre la Freebie, che ci ha fornito del materiale che può essere portato nelle scuole, e sono dei librettini che sono stati redatti da questa azienda Hi-Tech. In più il distretto ha in cantiere un concorso da portare nelle scuole per promuovere ancora di più il progetto SOS API. Mi piace ricordare che il 20 di maggio l'ONU ha stabilito la giornata mondiale per le api, e mi piace anche ricordare che abbiamo due sponsor, che sono due aziende siciliane, la Romano di Caltanissetta, che ha dei supermercati su tutto il territorio siciliano, e la PA Commerciale, sempre di Caltanissetta, che hanno aderito al progetto SOS API adottando delle arnie. E soprattutto la ditta Romano ha adottato un'intera arnia tecnologica della Freebie e pubblicizzeranno il progetto attraverso i loro canali.